Sulla 12 scoppia la tragedia, scontro devastante tra camion, camper, furgone e auto, l'incidente uccide due persone. Incidente, Facebook. Drammatico incidente, è accaduto questa notte sull'autostrada A12, Roma-Civitavecchia nel tratto tra Fregene e il bivio con l'A91 Roma-Fiumicino in direzione Roma. Un impatto incredibile in cui sono rimasti coinvolti un camion, un camper, un furgone e un'auto, le cause dell'impatto sarebbero ancora da accertarsi. È accaduto poco dopo l'una di notte, il terribile scontro al quarto chilometro, il bilancio è di due persone decedute e vari feriti sul posto, sono successivamente intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, i meccanici e le pattuglie della polizia stradale oltre al personale della direzione Quinto Tronco di Fiano Romano Autostrade per l'Italia. Tragico incidente sulla 12, scontro tra vari veicoli e un camion, l'incidente uccide due persone, l'impatto terribile, Facebook. I mezzi erano completamente distrutti, per liberare i feriti dalle lamiere c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco, l'identità delle due persone morte non è ancora stata resa nota, inoltre sembrerebbe che non ci sarebbe stato nulla da fare in quanto sarebbero morti sul colpo, non è ancora chiaro su quale vettura viaggiassero le due vittime e non ci sono notizie certe nemmeno riguardo le condizioni delle altre persone feriti nell'incidente. Potrebbe interessarti anche maggiore Fidenza, ragazzina di 15 anni in auto con il nonno, tamponati vengo spinti davanti al camion che arriva, altri automobilisti stavano viaggiando su quel tratto di strada e hanno assistito all'incidente, attualmente sono in stato di shock per la violenza dell'impatto, una scena da brividi che siamo abituati a vedere nei film, ma vedersela capitare davanti, fa tutto un altro effetto ed è assolutamente drammatico. Potrebbe interessarti anche maggiore Stella, 19 anni, la serata finisce in tragedia. Un ubriaco la uccide, la polizia non lo arresta, attualmente quel che rimane dei mezzi di trasporto è stato sequestrato per ulteriori accertamenti e per approfondire la dinamica di quanto accaduto. Gli agenti sono già al lavoro e stanno cercando di ascoltare anche alcuni testimoni. Infatti tra gli automobilisti che si erano fermati a causa dell'incidente ci deve pur essere qualcuno che ha visto come sono andate le cose, anche se è comprensibile che in determinati momenti accada tutto a una velocità tale che risulta anche difficile rimettere insieme i pezzi.